Ligia Marina viene fermata da Nova Firth, ma rimane in vetta, complice il pari del Petracuta sul campo del Colonnella. A Secchiano finisce 0-0, un punto guadagnato dagli ospiti che hanno giocato un'ora e 10 per l'espulsione di Casadei. Parte bene Ligia Marina, in casacca blu, a quarto Bella Vista, anticipa Rinaldi, oggi monumentale, con una maschera a coprire il proprio volto dopo l'infortunio occorso nella gara con la Polisportiva Romagna. Ronci conferma ancora una volta il suo momento positivo, murando in uscita il tentativo di destro del Folletto biancorosso. Sugli sviluppi del corner, Urbinati sbaglia un rigore in movimento, calciando a lato e la sua terra del possibile 0-1. Il Nova Firth si ricompatta, pur lasciando il pallino del gioco all'avversario. Stefanelli dalla distanza alza la mira, mentre successivamente Belletti, al 21esimo sostituto di Rossi, rischia la frittata, rimbiando di piede addosso allo stesso Stefanelli. La sfera si impenna e l'estremo difensore smanaccia in corner. Dall'angolo nasce il cross per il colpo di testa di Federico Baldinini, conclusione debole bloccata da Belletti. Al 30esimo dall'altra parte, magia di Maioli che inventa un tiro cross dall'interno dell'area con la sfera che colpisce la traversa con Ronci fuori causa. 3 minuti dopo, il Gia Marina in 10 per l'espulsione di Casadei, reo di un'entrata a piedi uniti sul centrocampista in maglia numero 8, Paolo Gor. Nonostante l'inferiorità numerica, a fine tempo sono ancora gli ospiti pericolosi. Bellavista tiene palla, entra in area e serve Loi che calcia a lato. Il copione non cambia nella ripresa, con l'Igea Marina a fare la gara. Al 56esimo Bellavista, lanciato a rete, calcia malamente. 2 minuti dopo Pirini sfiora l'incrocio dei pali dalla distanza. Al 60esimo Ronci salva su un tentativo in mischia, sul tapine Ceccaroni evita il gol respingendo poco prima della linea di porta. I tifosi continuano dalla tribuna ad incoraggiare la propria squadra. Il Nova Firth con il passare dei minuti prende però le misure agli avversari, in difesa si giova dell'eccellente prestazione di Gabriele Raffaelli, migliore in campo con Bellavista. Al 92esimo il portiere dell'Igea, sostituto per l'appunto di Rossi, evita il suo e la beffa respingendo di pugno il colpo di testa di Cupi. Il Nova Firth assapora solamente la quarta vittoria su 4 gare giocate in casa nel 2017, ma il punto conquistato a spese della capolista accerta l'eccellente momento di forma del gialloblu,